Yeah. All right. Amici ed amiche di Dimensione Azzurro, mi vedete scuro perché sto proprio nero, perché sono due settimane che appendiamo ammazzato e c'è una voglia di menare ammazzato pure io. Comunque questa settimana facciamo una cosettina simpatica, semplice, anche porta fortuna. Una cosa divertente, un antipastino pre-partita. Andiamo a incominciare. Abbiamo bisogno di 3 uova sode che abbiamo appena fatte e sgusciate, degli stuzzicadenti lunghi, possibilmente, un po' di burro, delle olive nere, fettine di Emmental, Schweizer o come lo vuoi chiamare, colorante per cibi, questo colore azzurro, lo trovate in pasticceria o al supermercato vicino ai prodotti della pasticceria. Vamonos! Mettiamo il burro nella padella. Io lo accendo. No, lasciamolo qua. Facciamo le uova. Ma le uova? Prendiamo le uova e le tagliamo in lungo, così. Alright? E anche ne togliamo un piccolo pezzettino, prego. Da sotto, in modo che possano restare ferme. Come dice l'amico Rodolfo, a barcadella. Continuiamo con l'operazione. Non lo trovo. Prego. E facciamo anche la ultima. Un eccaro. Mi chiudo. E non ce va. Lo mangio io. Io adesso prendiamo le fettine di Emmental. Le tagliamo quasi a metà. Dopo le andiamo a infilare in questo stuzzicadente. E lo dobbiamo appoggiare sopra le nostre parti. Chiaro? Come un barchetta, vedi? Tre. Andiamo a vedere, barcatella. Barcatella. Questa barcatella andalucina. E voilà. E voilà. Questo lo mangiamo. Pure sia buono. Pure io. Con le olive nere. Andiamo a snocciolare, of course. Se no sono molte cose qua. Immanciamo un pochino. In mesca francesca. Di linguaggio. Aggiungiamo dell'olio extra vergine. E frulliamo. E voilà. Ancora un po' di olive. Adesso prepariamo il nostro fondo. Aveva messo il burro nella pentola. Vedete, è una cosa schizzosa, così. Un bel antipastino prepartita. Per i tifosi delle altre squadre basta cambiare il colore. Per esempio, il tifo bianco-nero può usare il nero di seppia.
così si assicce da solo. Noi andremo avanti con il nostro blu, ah che dico blu, azzurro. Here we go. Aggiungiamo un pizzico, una bella cucchiaia di farina. Lo facciamo cuocere. Allunghiamo con il brodo o acqua calda, meglio brodo però qui. Piccolo brodo vegetale, dai. Ecco, vedete che si comincia a formare. Tipo besciamella. Yeah. E ora andiamo a ponere il nostro colore, poco alla volta. E we go. No, io non lo scemo, non il mare. Ah, qua là. Allora, il Mediterraneo. Troppo denso, troppo denso. E we go. Ready? Andiamo a navigare. Eccolo qua, bello sta azzurro Napoli, eh? Ma è bello, è una cover. Veramente bello. È tempo di navigare, è una, e ci calcoliamo che è due, e tre, e quattro. Prendiamo il nostro purè di olive, che andrà a formare l'equipaggio. Qualche schizzo. E poi abbiamo il nostro antipastino prepartito, gustoso, sfuzioso e portafortuna. Il suo sambì, ciao! E zia Angela! Alla prossima, ciao ragazzi!